Buonasera a tutti e a tutte. Siamo qui finalmente arrivati al momento di questa iniziativa pubblica, che è uno dei momenti dell'incontro con queste donne che abbiamo invitato qui da noi, che sono Nura Begovic dell'Associazione di Cittadine e Cittadini e Donne di Srebrenica, Stascia Zajović, Donna in Nero di Belgrado, Aina, che è una studentessa bosniaca e che ci aiuterà nella traduzione di Nura. Poi questa sera avremo Jasmina Tesanović, che è una scrittrice e Donna in Nero, e che ha scritto appunto sul processo agli scorpioni, che è uno dei processi per crimini di guerra che si stanno svolgendo a Belgrado in questo momento, perché alcuni dei processi dell'AIA sono stati, per potersi svolgere, sono stati rimandati a Belgrado, proprio perché il Tribunale dell'AIA, che ne ha tantissimi, deve farne ancora 60 e deve chiudere entro il 2010, non ce la potrebbe mai fare a svolgere tutti questi processi, sarebbe impossibile affrontarli tutti. Quindi si è costituito un tribunale speciale per i crimini di guerra a Belgrado. Adesso inizierà un altro, no? di processo, che sarà quello per le fosse comuni nel Kosovo, e quindi anche lì le nostre amiche che assistono come ONG, come osservatrici ONG, osservatrici ufficiali ONG, assistono a questi processi, e appunto loro parteciperanno, come stanno facendo da un po' di tempo, questi processi per essere in più vesti, no? Come osservatrici, appunto ufficiali, come dicevo, e anche per essere vicine di sostegno ai parenti delle vittime. Naturalmente questo è dentro a una loro politica, no? Di donne che stanno svolgendo in questo momento, cioè una politica che parte dal discorso della prendersi la responsabilità, la presa di responsabilità rispetto ai crimini di guerra che sono stati compiuti durante il conflitto nell'ex Jugoslavia. Loro sono cittadine serbe, quindi la loro presa di responsabilità rispetto ai crimini non è in quanto loro abbiano compiuto crimini, ma in quanto cittadine di Serbia, il cui Stato ha compiuto anche in loro nome quei crimini di guerra. Quindi questa politica del perdono è una politica simbolica, ma molto importante, molto interessante, che loro svolgono per poter stabilire su questo, a partire da questo, relazioni con donne, per esempio le donne bosniache, che hanno subito efferati crimini di guerra. Ecco, sulla base appunto di questo tipo di relazioni va avanti la relazione con le donne di Srebrenica, tra le donne serbe, donne in nero in particolare serbe, e le donne di Srebrenica bosniache. Io credo che sia molto interessante questo punto, perché proprio il titolo della nostra iniziativa è appunto quello: la giustizia dopo i conflitti e le guerre, a partire dal genocidio di Srebrenica. Genocidio di Srebrenica, voi sapete che è un punto ancora non risolto neanche dalla giustizia, nel senso che poi alla fine tutti sono andati assolti, alla fine anche lo Stato serbo non è colpevole di genocidio e non dovrà quindi rispondere neanche in solido, come si dice qui, rispetto alla Bosnia, no? Quindi questa fine, diciamo, del processo che è iniziato con Milosevic vivo, e poi Milosevic è morto per cause naturali, è un processo che influenzerà tutti gli altri processi, no?
e perché la giustizia internazionale, come dice la giudice del processo agli scorpioni, la giustizia internazionale è superiore alla giustizia nazionale, no? Quindi ha grande influenza in quello che si decide. Ecco. Abbiamo voluto parlare di giustizia proprio perché in questo momento in quella che noi consideriamo ancora ne parliamo come l'ex Jugoslavia, no? Per comprendere tutta la zona, è in atto un post-guerra, diciamo, in cui c'è chi tenta, e l'Occidente sarebbe ben contento di questo, di mettere tutti sullo stesso piano, tutti sono colpevoli. Ci sono stati crimini di guerra dappertutto, va bene, finito, si copre tutto, fine, si ricomincia a vivere. E invece chi dice, come in tanti altri paesi in cui ci sono stati crimini efferati, come in Argentina, come in Cile, come in Guatemala, chi dice che sull'oblio non si può costruire una nuova società democratica in cui i cittadini e le cittadine possano avere voce in capitolo e sentirsi sicure, ma invece è necessaria la memoria, la giustizia e anche una restituzione del rispetto a quello che si è ai crimini che si sono compiuti. Quindi è proprio importante questa azione che viene portata avanti, memoria e giustizia. Su questo loro appunto si impegnano molto, ma si impegnano molto anche sulla questione della costruzione delle relazioni, proprio sulla questione della memoria e della giustizia, cioè attraverso la relazione fra donne e non solo fra donne, costruire una memoria e una giustizia che siano efficaci, perché non basta neanche la giustizia dei tribunali per ricostruire una società e per costruire una riconciliazione futura, no? In itinere, ma ci vuole naturalmente la ricostruzione di relazioni fra chi è disponibile a ricostruire queste relazioni. Certamente bisogna, come dice una donna, una familiare di uno degli uccisi, che vede il filmato degli scorpioni, che gli scorpioni stupidamente hanno filmato, ma c'è la memoria dei nazisti anche che filmavano, scrivevano, prendevano appunti, facevano tutto, lasciavano la memoria di questi loro crimini efferati, così anche gli scorpioni l'hanno fatto, no? E lei dice, da calma vederli, da calma vedere le loro facce e saper distinguere tra chi l'ha fatto e chi non l'ha fatto, cioè chi è un criminale e chi non è un criminale. Non dover pensare che da tutte le parti ci potrebbe essere in ogni angolo un criminale, ma poter capire chi sono i criminali e chi non sono i criminali, no? Quindi per non odiare per intero una società, un gruppo etnico, e invece riuscire finalmente a capire qualcosa, a capire chi ha fatto che cosa, no? E questa sera poi con Yasmina Desanovic vedremo un po' il suo testo, che sarebbe molto interessante, e è un testo letterario naturalmente, però fa conto come si è svolto il processo degli scorpioni. Gli scorpioni hanno ucciso, erano un gruppo, loro si definiscono a tratti paramilitari, a tratti invece parte dell'esercito serbo, ma noi riteniamo che siano parte dell'esercito serbo, e appunto avevano ucciso sei ragazzi bosniaci, e lo hanno fatto per nessun motivo, semplicemente perché volevano uccidere. E nel filmato che loro hanno fatto, nel video che loro hanno girato, si vede chiaramente tutto. Malgrado tutto questo, non sono stati condannati.
soltanto due di loro sono stati condannati a 20 anni, gli altri sono stati assolti, malgrado la flagranza del crimine compiuto, no? Quindi una grande ingiustizia, e alla fine di questo processo infatti le madri affermano: c'è verità ma non c'è giustizia. Quindi questo è anche la fine, diciamo, no? di una speranza, di un processo in cui pure c'era una giudice molto brava, molto disponibile, anche molto decisa, molto forte, no? Ma certo che come è finito il processo dell'AIA, la sentenza del Tribunale dell'AIA ha molto influenzato come si è andato questo processo di Belgrado, no? Ma i processi saranno tanti e si andrà avanti per molto tempo ancora. Adesso noi sentiremo Nura Begovic dell'Associazione Cittadine e Cittadini di Donne di Srebrenica, che ci parlerà della loro esperienza di donne, solo donne di Srebrenica che si trovano in questa associazione che loro hanno fondato quando sono ritornate a Srebrenica, ma l'hanno fondata a Tuzla perché solo lì c'era la possibilità di ritrovarsi e di vivere anche per molte, e vi dirà come questa associazione si sviluppa, come loro, che tipo di attività fanno, e poi vi parlerà della sua esperienza, dell'esperienza delle donne che ogni 11 del mese fanno una marcia, fanno una manifestazione in Tuzla per ricordare il genocidio di Srebrenica, e anche quella dell'11 luglio, che invece è una grande manifestazione con presenza internazionale, a cui tanti di noi poi hanno partecipato, visto che questa città, Bologna, è una città gemellata con Tuzla da molto tempo, dai tempi della guerra, e questo centro di documentazione delle donne è un centro, l'Associazione Orlando, sono state artefici di costruzione di relazioni con le donne di Tuzla, e continuano a mantenere relazioni e a costruire nuove possibilità anche di tipo economico per le donne che sono lì. Ja sam Nura Begović. Io sono Nura Begović, sono dell'Associazione dei cittadini donne di Srebrenica. Io sono di Srebrenica e l'associazione opera a Tuzla perché dobbiamo stare a Tuzla, però operiamo in tutto il territorio relativo a Tuzla, Srebrenica e tutto il territorio intorno alla Drina, quindi la Bosnia dell'Est. I vratila sam se u Srebrenicu i tamo živim. Moje udruženje, dakle, čini... L'associazione e quelle che presentiamo è composta dalle donne sole, dalle donne, dalle madri sole, oppure da vedove, oppure donne senza bambini. E noi ci occupiamo di cercare la verità e la giustizia, e anche se di cercare il destino dei nostri cari che abbiamo perso, anche se sappiamo qual è stato il destino dei nostri cari. Sappiamo che sono stati uccisi brutalmente, massacrati, e sappiamo che sono stati buttati brutalmente nelle fosse comuni, alcune delle quali sono state riaperte, quindi alcuni corpi sono stati riesumati, ma molti mancano ancora. Dai 10.000 dispersi e uccisi nel 1995 sono stati identificati 2.500. E è stato fatto il funerale nel memoriale di Potočari, che è il paese appena prima di Srebrenica, cioè il luogo dove sono stati compiuti i massacri. Noi ci siamo battute con forza perché questo memoriale fosse proprio lì, nel luogo in cui sono accaduti i massacri.
11 luglio biti masovni ukop. Voglio ricordare che dell'11 luglio ci sarà di nuovo una seconda sepoltura di massa, perché sono stati trovati altri 600 resti. Giula u memorialnom centru u Potočarma. Mi smo organizirale razne proteste, manifestazioni, odlazile smo po razne. Noi abbiamo organizzato sempre manifestazioni e proteste, siamo andate nei diversi paesi per parlare, per cercare la verità, per, più che altro per cercare la giustizia, ecco, perché la verità in realtà la sappiamo e attraverso vie legali cerchiamo la giustizia per confermare, confermare chi sono i colpevoli di questo massacro. Allo stesso modo voglio sottolineare che mai e poi mai non accusiamo il popolo serbo, non abbiamo mai detto che il popolo intero che è stato colpevole di questa guerra, ma anche se chi ha direttamente ucciso i nostri cari a Srebrenica e nei dintorni sono stati componenti della popolazione serba o montenegrina, o quello che allora era la Serbia e il Montenegro, però cerchiamo soltanto singoli e colpevoli, singoli e mai accuseremo un popolo intero. I Crne Gore odgovoran, nego mi tražimo konkretno pojedince i odgovorne koji su počinili zločine na našim najmilim. Ja moram ovdje zaista... Devo sottolineare, insomma, farvi conoscere che per noi è stato molto difficile andare concretamente a testimoniare a questo processo a Belgrado. Per noi sono stati momenti molto tragici, perché comunque noi abbiamo avuto un coraggio enorme di andare in questa città dalla quale in realtà partivano le granate per ucciderci, dalla quale venivano i componenti dell'esercito di Milošević per ucciderci. Quindi per noi questo è stato molto forte e allo stesso modo anche molto tragico, e noi comunque abbiamo avuto un coraggio importante di andare a Belgrado a assistere a questo e a testimoniare in questo processo. Ja moram da kažem da naglasim da smo tu imali veliku. Vorrei anche sottolineare che noi abbiamo avuto un appoggio enorme, un appoggio morale enorme dalle donne in nero di Belgrado, in particolar modo da Stasha qui presente, oppure da Natasha Kandžić, che è del fondo umanitario della giustizia umana. Dei diritti umani, sì. E perché immaginate cosa significa stare in una platea come questa e guardare negli occhi i criminali che ci hanno ucciso, quindi stare proprio di fronte a loro e avere i loro occhi addosso. E per noi questo è stato uno sforzo enorme, e davvero grazie all'appoggio delle donne in nero e delle persone così belle come loro sono state. E anche, cioè, noi capivamo che queste persone che ci stavano di fronte erano uomini, erano persone come noi potremmo essere, però è importante capire che appunto non tutti gli uomini sono uguali, e cercare anche attraverso la solidarietà tra persone insomma, identificare appunto chi sono i criminali e chi non lo sono. In questo caso noi siamo state molto appoggiate dalle donne in nero. Ja ne bi govorila o toj težini vrijeđanja od strane nazionali. Non vorrei per esempio parlare del diverso peso di insulti che abbiamo avuto noi come donne di Srebrenica e bosniache e bosniache, e le donne di Belgrado, serbe, comunque come donne in nero, durante questo processo, quindi durante queste manifestazioni, perché comunque magari Stasha ve ne parlerà di questa differenza di peso. Comunque tutte insieme ci siamo fatte coraggio.
Comunque voglio sottolineare quanto è importante per noi l'appoggio del mondo e della comunità internazionale e appunto della gente come voi che siete anche qui questa sera per appoggiarci anche per lo status speciale di Srebrenica. Perché c'è stata comunque un'altra sentenza accanto, insomma, sempre quella del 26, comunque, che dice che sì, la Serbia non è colpevole, ma che l'esercito della Repubblica Srpska è colpevole di genocidio. Le vittime di Srebrenica comunque cercano di alzare la voce, perché questa non può rimanere una parola scritta su un foglio. C'è stato il genocidio, i colpevoli sono della Repubblica Srpska. Znači ako je počinjen genocid u Srebrenici nad Bošnjacima, znači ne može više Srebrenica. Quindi se c'è stato il genocidio in Srebrenica, allora Srebrenica non può più rimanere in Repubblica Srpska e non possiamo più stare sotto la loro ingerenza, sotto le loro torture. Noi vogliamo diventare un distretto speciale. La Bosnia-Herzegovina, in questo ci può aiutare soltanto la comunità internazionale. Teta Repubblica Srpska. A to nam može samo da pomogne međunarodna zajednica. Ja moram vama da kažem, a i vi mnogi znate ovdje, kad je odluka neka. Noi sappiamo che nei diversi paesi la comunità internazionale una decisione del genere viene supportata o viene discussa, allora questo ha un valore maggiore. Anche quindi agli occhi del governo bosniaco. Vi chiedo aiuto direttamente, non è stato facile per noi venire qua, però davvero chiedo direttamente aiuto per insistere, per influenzare i vostri potenti o coloro che possono a loro volta influenzare questo tipo di decisioni presso la comunità internazionale. Accanto quindi a questo obiettivo generale della ricerca della giustizia e della verità che cerchiamo per questi territori, ma come anche per i territori di tutto il mondo, noi nell'associazione ci occupiamo direttamente, concretamente, delle donne sole, delle donne potenti, diciamo, che sono tornate a vivere in questi territori, che sono tornate a vivere a Srebrenica. E ci occupiamo di loro, ma da sole comunque non ci riusciamo. Isto tako se borimo i za djecu koja su ostala bez jednog. Allo stesso modo ci occupiamo dei bambini orfani che hanno perso uno o due genitori. Ci occupiamo del loro diritto alla scuola e in un futuro a un lavoro autonomo che non debbano più aspettare l'aiuto dei terzi e che possano quindi andare avanti con la loro scolarizzazione e un giorno tornare anche a vivere a Srebrenica. Noi abbiamo più di mille madri che sono rimaste sole, che hanno perso dei 2, 3, 4 figli. Queste madri sono sole, non hanno mezzi per sostenersi e soprattutto avrebbero bisogno di compagnia, avrebbero bisogno di centri di aggregazione o comunque di vivere socializzando e oltrepassando anche questo dolore. Comunque a Srebrenica non ci sono i mezzi per questo. Anche noi stessi a Tuzla sopravviviamo come associazione, sopravviviamo a stento, senza soldi, però lottiamo in continuazione, al di là di questo, al di là del fatto che siamo senza mezzi, lottiamo in continuazione per lo status delle vittime, per la giustizia delle vittime. E per questo vi chiedo un occhio di riguardo e un aiuto eventuale alla nostra associazione. Potrei parlarvi di un mare di problemi, davvero di un mare di problemi, ma non basterebbe il tempo di raccontarvi tutto quello che è successo. Però vi ringrazio molto per il tempo che avete dedicato per venire qua, per ascoltarmi, per ascoltarci. Ringrazio moltissimo gli organizzatori che ci hanno fatto venire qua e che mi hanno permesso di dire ancora una volta, di sfogare ancora una volta il nostro dolore e di raccontare le nostre sofferenze e di farle conoscere agli altri. Grazie. Bene, ringraziamo Nura, che è una dolcissima donna.
così attiva. Bene. Scusate. Ecco, allora, se volete porre delle domande, subito potete sicuramente farlo, insomma. La mia domanda è riguardo la giustizia, perché noi chiediamo sempre giustizia, ma forse la nostra giustizia non è ancora giusta. Io credo che per cose come quelle che ha vissuto Nura, e chiedo a lei se ci vorrebbe una giustizia che non solo punisce i colpevoli, ma che li renda come pena responsabili di quello che hanno fatto. Io credo che l'unica giustizia possibile sia dare alle persone che compiono queste cose la capacità di capire che cosa hanno fatto. Forse anche solo una delle persone che hanno compiuto queste cose, se riuscisse a capire il dolore che ha provocato nelle madri e nelle vedove, forse sarebbe l'unico modo per dare vera giustizia. E credo che ci voglia anche qualcosa, uno sforzo anche noi dei nostri paesi per dare alla giustizia più giustizia. È così, in Spagna ti sentiresti più soddisfatta se oltre a vedere puniti questi colpevoli ci fosse un modo, una giustizia che lavora per far rendere conto alle persone che compiono questi crimini di prendere in carico la responsabilità di quello che hanno fatto. Cioè non solo una giustizia che punisce, ma una giustizia che fa capire, che lavora per far capire quello che hanno fatto perdere a qualcuno. Ja ću zaista nije nam to bilo prvi put pitanje. Grazie per questa domanda, perché non è insomma una domanda solita. Ho capito che voi volete dire, quindi, per una ingiustizia di tale peso, di questa portata, ci può essere la giustizia, e quale può essere la giustizia per un'enormità di una tragedia di questo tipo? U odnosu na težinu počinjenog zločina njenom najmilijem. Hoću da kažem, znači, koja može biti pravda zadovoljena za jednu majku koja sad kopa, recimo, koju si identifikovala? Non c'è una giustizia probabilmente per una madre che ha perso quattro figli e il marito. Per lei non ci sarà mai giustizia, quindi non si tratta di una giustizia di un processo che accusa qualcuno e lei è contenta. Non ci sarà mai giustizia, perché qualcuno può essere giustiziato, uno, due, tre persone, ma non lo saranno mai tutti coloro che hanno commesso questi crimini. Comunque una vittima del genere, una madre del genere, dice meglio qualcuno che nessuno. Insomma, la lotta di queste vittime per la giustizia è forte ed è enorme, comunque per una forma di giustizia, perché senza la giustizia appunto non c'è futuro in ogni caso. È sicuro che per lei, in quanto appunto una vittima che ha perso i propri cari senza nessun motivo al mondo, non ci sarà mai giustizia, però tutte le vittime dicono dobbiamo pensare al futuro e dobbiamo comunque lottare per una giustizia, anche se ovviamente a livello personale è una giustizia parziale. I svaka žrtva to kaže, ako ne bude opet bilo pravde, pa onda zločinu nema kraja, onda ti zločinci, znači, idu dalje i dalje. Ja mogu da vam kažem još, zato što znam, što to doživljavam sve, koja sam se vratila u Srebrenici.
Io vivo tutti i giorni a Srebrenica, comunque sono tornata a vivere a Srebrenica. Io cerco giustizia per non incontrare più i criminali per strada, per non vedermeli davanti quando insomma, giro per la città, per non vederlo negli occhi, per non sentire la pressione dei criminali che passeggiano nella mia stessa città. Cerco giustizia perché vivo in Repubblica Srpska e quello non era la Repubblica Srpska, la Srebrenica non stava in Repubblica Srpska, ma in Bosnia e Erzegovina. La giustizia non farà mai ritornare la persona cara, però la giustizia in questo caso serve per appunto almeno eliminare questi criminali del territorio nel quale viviamo. Attivisce nema nepravde o tog isto koji je počinio zločin i gdje tražiš pravdu. Tu giustamente hai chiesto il nostro aiuto, il nostro come società civile, come opinione pubblica italiana e come Stato, quindi a livello di Stato che fa parte di una comunità internazionale. Ma io ti chiedo come si sono poste e come si pongono invece le autorità locali e la società civile locale. Nel vostro lavoro avete trovato appoggio oppure molti pochi ostacoli nella costruzione di un memoriale piuttosto che nel sostegno anche economico per le vittime? Ovako da vam kažem što se tiče ovaj lokalnih institucija i podrške za nas, ja ću konkretno govoriti za moje udruženje koju je sve pomoć imalo od lokalnih institucija. Da vam kažem što se tiče lokalnih institucija direktno... Parlo quindi direttamente della mia associazione. Vi dico che direttamente non c'è stato un grosso aiuto, anzi quasi alcuno, anche perché noi siamo un'organizzazione non governativa. Non siamo politicizzati, non apparteniamo appunto a nessuna azione politica e perciò non abbiamo avuto nessun aiuto, non abbiamo una direzione politica e è una scelta quella di non avere una direzione politica, altrimenti dovremmo non potremmo esprimerci completamente, non potremmo esprimere tutto quello che pensiamo, che cerchiamo in questa lotta di verità e giustizia. Tako da ne bi bile potkupljene od strani takvih institucija gdje bi u nekim momentima morale zaista da neke stvari, nije neke stvari, nego mnoge stvari da prečutimo i da ne tražimo ovu istinu i pravdu. A što se tiče memorialnog centra, tu za memorialni centar mi smo... Per quanto riguarda il centro memoriale, noi siamo associati comunque noi, quelle che abbiamo cominciato questa lotta per questa donazione, per avere comunque questa parte di terreno corrispondente al luogo dell'eccidio. E siamo state noi ad aver lottato, ad aver raccolto i soldi e tutto quello che, o quasi insomma, ma tutto quello che è servito per la costruzione di questo centro memoriale e grazie a noi e grazie all'alto rappresentante della comunità internazionale che allora era in Bosnia e Erzegovina, cioè Pedi Azzaun, e lui grazie al suo sforzo e alle nostre proteste ha raccolto in giro per il mondo insomma i soldi, le risorse e quindi tutte le risorse provengono o dall'estero o appunto dagli aiuti non governativi in alcun caso. Od vlade doniran memorialni centar. Ja moram da kažem još ovo povodom traženja finansijskih sredstava za recimo organizaciju, za udruženje naše. Per quanto riguarda appunto i finanziamenti, la raccolta fondi per l'associazione stessa, ci siamo rivolte diverse volte alle istituzioni locali, ma la risposta è sempre stata che comunque la Bosnia Erzegovina tutta è stata ha passato una guerra dal 92 al 95 e quindi è povera e in particolar modo si sono rivolti al comune di Tuzla che appunto gli ha risposto che non ci possono essere fondi per questo tipo di attività, soltanto per l'urgenza diretta e in generale che non ci sono risorse in questo paese. Dava za nužne potrebe, a za nas nisu imali sredstvo da nam pomognu.
Adesso parlerà Sasha Zajovic delle donne in nero. Prima di passare la parola a lei, volevo dire intanto che abbiamo qui ospite anche Elena Guarini, avvocata di Bologna, che parlerà anche lei di queste questioni che riguardano la giustizia dopo i conflitti, ma quella giustizia che vuole andare verso la costruzione di società, verso la costruzione di relazioni, verso la costruzione di un nuovo paese, una nuova società che riesce a dialogare, che riesce a riconciliarsi, no? Quindi a partire da quelle le cose che proporrà anche Sasha Zajovic, che ci parlerà di giustizia di transizione, che sta proprio dentro questo discorso che vi stavo facendo, a partire dalla richiesta di perdono fino ad arrivare appunto a sostenere le donne che partecipano ai processi e assumono proprio questo coraggio e responsabilità di fronte ai propri morti, no? Con la loro presenza. E quindi parlerà anche, farà dei confronti anche con delle altre realtà che lei ha conosciuto, anche molti di noi hanno conosciuto, che appunto praticano altri tipi di giustizia di transizione, no? Come nel Ruanda, Sudafrica, eccetera. E ci parlerà anche dei tribunali delle donne che a partire dall'India, almeno per quanto lo conosco io, sono stati praticati in vari luoghi, anche in Sudafrica. E quindi una proposta che le donne in nero, insieme alle donne di Srebrenica, hanno pensato anche di portare avanti. Volevi fare una domanda? Ecco, volevo anche dire che a questa iniziativa ha dato la sua adesione anche la rete delle donne di Bologna, che non avevamo menzionato nel volantino. Ci tenevo a dirlo perché insomma, loro ci tengono a sostenere questa nostra iniziativa. Bene, allora diamo la parola a Sasha Zajovic, che alcune di noi già conoscono da tanti anni. Ciao. Buonasera a tutti, cioè io ringrazio le donne in nero di Bologna e ringrazio a tutte le donne in nero che sono venute da tante parti. E non è formale il ringrazio che faccio per la sorellanza e appoggio e solidarietà e il fatto che ci hanno accompagnato dal primo momento quando ci siamo alzate nel modo non violento contro un regime criminale, contro il militarismo, ma non soltanto contro il militarismo del regime del paese dove veniamo, ma ogni tipo di militarismo, ogni tipo di nazionalismo, esclusione, odio, eccetera. Cioè, sì, ringrazio, sì, proprio sempre mi commuove questo tessuto umano che abbiamo fatto insieme, sì. Ma nel modo specifico io voglio lealtà, come una etica femminista, loro hanno fatto crimine
in nome mio, per cui il crimine è un fatto consumato, io come mie compagne, come Yasmina, come tutte, cioè costruiamo l'etica femminista. E poi credo che sia molto importante stare, cioè ringraziare le persone come le donne di Srebrenica, che per il nostro percorso attivista è estremamente importante, perché sappiamo, come in altre parti, tante parti del mondo che hanno trasformato il dolore più profondo e terribile, nella lotta contro l'impunità. Cioè, al di là di questa differenza di posizione in cui ci troviamo, noi abbiamo molte cose più in comune. Cioè, questa lotta contro l'impunità, la lotta per la giustizia, per la dignità e per l'autonomia della donna, l'integrità emozionale, morale, intellettuale, ogni tipo di autonomia. Cioè, io ho pensato proprio che questa volta non mi sarei così come senso. Cioè, però voglio dire anche che per la giustizia il mondo delle emozioni, il mondo dell'affettività è molto importante, perché questo percorso che abbiamo fatto insieme ci ha dimostrato che un livello è il diritto formale, giuridico, e l'altro livello è la giustizia. Che la giustizia, non soltanto nella casa di Serbia, dell'ex Jugoslavia, non si può esaurire con le pene individuali, con le sentenze individuali penali. Possono stare assolutamente tutti nel tribunale d'aria. Tutte le nostre carceri possono stare piene di loro, e questo sarebbe una giustizia, ma solo è parte di giustizia. Il problema così complesso, morale, emozionale, umano, e ogni tipo di problema, non si può risolvere soltanto con le sanzioni penali. Per cui questo percorso anche per noi come donne è stata una grande sfida. Cioè, io non voglio entrare tanto in cosa, però un po' spiegare cosa significa per noi questa giustizia di transizione, per lasciare più tempo di parlare che la giustizia di transizione dal punto di vista femminista. E quella è la sfida che noi vogliamo condividere con voi. Adesso parlerò un po' di quello. Cioè, tutti, cioè giustizia di transizione, ci sono molte definizioni, cioè ci sono tante, io dirò solo alcune. È il modo in cui una società autoritaria, totalitaria, non democratica affronta il peso del passato criminale. Cioè, il caso di Serbia è uno stato criminale, come ripeterò molte volte. Cioè, la giustizia di transizione comprende tutti gli aspetti di responsabilità individuale, collettiva, morale, politica. E poi ci sono tanti modelli conosciuti che sono una combinazione di tutti i diversi modelli, perché nessuno dei modelli conosciuti offrono le risposte adeguate ai problemi complessi del passato. Cioè, e poi comprende le misure, in modo molto di riassunto, misure penali e non penali. Noi ci occupiamo più come società civile, come femministe, di modelli non penali. Cioè, rapidamente passo ai processi di giustizia di transizione. Noi in Serbia, non soltanto le donne in nero, ma la società civile di cui faccio parte io, di solito dice che noi abbiamo bisogno di una denazificazione, come nei tempi dopo in Germania, dopo l'epoca hitleriana. Perché noi facciamo questo paragone tra Milosevic e Hitler? Cioè, per molti motivi, tra l'altro perché è stato un regime, non si può dire dittatura, nemmeno Hitler è dittatura, non è stato imposto, è stato eletto. E qui si dimostrano le limitazioni, i limiti anche della democrazia, cioè delle elezioni come una forma, una diciamo, pratica della democrazia. Ma, e poi ci sono pratiche di altro processo che voi conoscete in Italia, che si conosce in Spagna. E perché questo processo doloroso fino al giorno di oggi ha delle conseguenze drammatiche, tragiche, perché non si è lasciato lo spazio perché le vittime possono parlare. La gente, io trovo per esempio quando vado in Paese Basco, che l'olvido, cioè oblio, fa male a molta gente nel Paese Basco.
Pasto. Loro vogliono trovare uno spazio dove sia riconosciuto la ingiustizia, dolore, discriminazione. Questo è giusto, certo. Non è l'economia che può risolvere questi problemi, come spesso la comunità internazionale dice noi. Economia, economia, economia. Questo non è vero. Cioè, l'economia alla pari con la giustizia e con il rinnovamento, questo non mi piace, è morale, perché si persiste il sistema di valori che ha fatto possibile la guerra, non c'è il mezzo economico, non c'è l'aiuto economico che può, che può sancire le ferite della guerra. E poi ci sono processi di giustizia di transizione molto ben noti in America Latina e quelli dei paesi dell'est. In tutti i casi gli scopi della giustizia di transizione sono diversi, ma sono uno dei primi, nel primo posto sono depurare i resti del regime criminale, io chiamo più veramente criminale, e non è possibile, non c'è paese del mondo dove tutti i componenti del regime criminale sono stati depurati, cioè nel caso di Serbia vedete come è successo, cioè la caduta di Milošević ha costretto la coalizione di governi DOS quando hanno preso il potere di fare i patti con una parte di mafia di guerra eccetera, e poi quando hanno voluto staccarsi, fare una rottura radicale, lo hanno ammazzato il primo ministro, come sapete, cioè smascherare quello che è il ruolo della società civile, smascherare la giustificazione ideologica, culturale, io direi emozionale del crimine. E in questo caso le donne si hanno pronunciato nei termini molto diversi che il Tribunale di Haia, perché le donne considerano, le donne con cui noi lavoriamo, non soltanto la rete delle donne in Serbia, che non basta con la giustizia, con sanzioni penali. Ci vogliono rispondere, devono rispondere gli stati, le istituzioni, perché le istituzioni hanno fatto possibile crimini di scorpioni. E non è vero che scorpioni sono una paramilitare.